Arriva la terza sconfitta consecutiva per la Vigor Lamezia targata Novelli. Biancoverdi sono stati superati di misura dal Melfi nella chiusura del girone d'andata di questo campionato. A decidere l'incontro una contestata rete di Cruz al settimo della ripresa, Vigor in campo con il classico 4-3-1-2 condizionato dalle solite importanti defezioni in un attacco in cui è Padulano ad affiancare D'Amico con Voltasio libero di muoversi tra le linee. Dall'altra parte il Melfi risponde con uno spregiudicato 4-3-3 con Cruz terminale offensivo coadiuvato da Neglia e Tortori sugli esterni. Non funziona almeno per il momento la cura Novelli, una gara non certo trascendentale quella dei Lucani che col minimo sforzo hanno ottenuto il massimo risultato. La Vigor Lamezia è apparsa abbastanza inconsistente, soprattutto in attacco con gli uomini in quella linea non all'altezza della situazione. L'azione più importante del primo tempo la firma D'Amico con una punizione forte e tesa dalla sinistra che colpisce il palo. Ripresa con il Melfi decisamente più pericoloso, al terzo ci riprova Cruz dal limite ma la sfera finisce fuori. Al settimo invece arriva il vantaggio lucano, punizione tesa dalle retrovie, velo del numero 4 ospite su Marchetti e Cruz colpisce senza scampo. Doccia fredda sugli spalti e giallo in panchina. Novelli manda in campo il neoacquisto Meucci ma il risultato non cambia, nemmeno quando si fa espellere per doppia ammonizione il difensore del Melfi Annuni. Al 34esimo azione personale di Pinna e Melfi vicino al raddoppio ma Bibba che sostituisce Rosti le spinge bene. Novelli manda avanti il difensore Marchetti il quale per due volte ha provato a centrare la porta. Al 42esimo e al 48esimo con la sfera che si perde alta la partita termina con il pubblico di casa molto scontento e con un Natale amaro da festeggiare per la compagine biancoverde che nel mercato riparatore di gennaio dovrà cercare i colpi giusti per tornare a contare in questo campionato, oltre a sperare di recuperare il reparto infermerie che abbonda di pedine importanti.